Ora vediamo come prendere possesso della macchina fotografica. Sulla tua reflex c'è una ghiera, questa, che è la ghiera dei programmi. Il verde è automatico e ricorda, verde brutto, 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 brutto. Se metti in automatico, la macchina farà tutto lei. È un po' come comprare la Ferrari ma farla guidare al tuo cugino di settimo grado. Cioè praticamente hai solo speso i soldi, ma non è che te la stai godendo. Quindi, via. Poi c'è la modalità P di Program. Nella modalità Program, la macchina fa tutto lei, ma ti dà la possibilità di gestire gli ISO e pochi altri parametri. Ah, wow. È come comprare la Ferrari e farla guidare al tuo cugino di quinto grado. Perciò, via. Poi c'è la modalità A o AV, a seconda dei modelli. A sta per apertura. E questa modalità è chiamata priorità di diaframmi. Questo è interessante. Nella priorità di diaframmi tu puoi decidere gli ISO e il diaframma. E la macchina, tramite l'esposimetro, regolerà il tempo per una foto correttamente esposta. Molto buono. Poi c'è la modalità STV, in base ai modelli. Ed è la priorità di tempi. In questa modalità tu puoi scegliere il tempo e gli ISO. E la macchina in automatico regolerà il diaframma giusto per una corretta esposizione. Questa modalità è molto utile se hai bisogno di fotografare a tempi molto veloci cose che si muovono molto velocemente, come per esempio l'uccellino per non fartelo scappare, il tuo gatto quando salta. Tu imposti l'ISO, un tempo rapido e la macchina fotografica farà il resto. È semplice, no? E infine, ultima o non ultima, c'è la modalità M, che sta per la modalità Michael. Sì! Scherzata, sta per manuale. Però Michael non suonava male. Qui regolerete tutto voi, ISO, diaframmi, tempi, tutto voi. Avrete pieno possesso della macchina fotografica. Ai 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 ai. In realtà ci sono anche altri parametri, però sono un po' tutte delle fuffe, quindi li lasciamo proprio perdere. Ora che avete capito che c'è questa relazione intima tra ISO, diaframma e tempi, provate a muovervi un po' tra la priorità di diaframmi, oppure spostatevi un po' nella priorità di tempi e provate a regolare un po' i tempi, oppure provate in manuale, sperimenta, sperimenta, la fotografia è soprattutto sperimentazione. Però ricorda, una cosa te la voglio dire, l'automatico solo sulle smart.